vediamo la mossa di mister Iallonardi. Che toglie dal campo il numero 4 Pasquale Iallonardi, suo omonimo. Attenzione adesso a Castello 2000, che venga il pareggio! Il pareggio della Castello 2000! Il pareggio della Castello 2000, il quinto! Vincente in mischia! E di Ladislao Bezpalco! Lo avevamo detto! Il giocatore che poteva riequilibrare la storia del match. Ladislao Bezpalco, il pareggio della Castello 2000. Trentaseiesimo minuto. Bezpalco in mischia, pareggio ai conti. Con questo risultato si va ai tempi supplementari, ma a questo punto può succedere davvero di tutto. Eravamo stati buon profeti in cronaca quando avevamo parlato di Lady Bezpalco come colui il quale potesse salvare i suoi in qualsiasi momento. Mentre attenzione a questo fondo dello scontrone in Ville. Disattenta, forse per la prima volta nel corso della gara, la difesa dello scontrone in Ville, che ha lasciato spazio a Bezpalco in area di rigore, che con una zampata ha gonfiato la rete. Comunque ottimamente difesa da Mazzucci. 1-1 al 38esimo della ripresa. Tempi supplementari che si avvicinano, ma attenzione perché può ancora succedere di tutto. Castello 2000 sbilanciato, che adesso cerca il secondo gol. Vincerà chi avrà più birra in corpo. Partita che finalmente si è accesa nella Ville. La rimessa in gioco, Mazzocco si libera l'avversario, Pengella questa sfera in mezzo per Bezpalco, che però è in ritardo. Di Marco protegge palla, sfera ancora per De Cesare, che poggia all'indietro. Castello 2000 adesso in possesso palla, il gol è certamente stata una scarica di adrenalina importante per i giallorossi, che adesso si rendono pericolosi in avanti. Palla ancora fra i piedi di Marco. Il cambio di gioco per Mazzocco. Mazzocco, gli viene rubata palla. Il lancio per Patete, il mio entrato Patete, che certamente ne ha di più rispetto ai compagni. Poi Grossi chiuso dalla difesa giallorossa. Ancora la palla tra i piedi di Di Marco. Il lancio. Sale il ritmo di questa gara. 1-1 fra Castello 2000 e scontro in Villa. Supplementari più vicini, ma occhio, che può succedere di tutto. Perde palla con scontro in Villa. Firmato fallosamente Christian Lango. Dunque si riparte da un calcio di punizione battuto dallo scontro in Villa. Taglienti. Per Nicola, ancora lo scontrone in possesso palla con Di Vito. Di Vito prova a cambiare il gioco, ma Cincione ci mette il piede e recupera adesso palla, poi viene sbilanciato. Castello 2000 che adesso certamente più tranquilla rispetto a qualche minuto fa quando era sotto. E Di Marco adesso la percussione. Di Marco, palla a piede, fermato fallosamente. E c'è il calcio di punizione con Matta costretto a beccarsi il giallo, fermando un avversario che sembrava essere lanciato a rete. Attenzione a questo calcio di punizione affidato a Bezpalco. Tutto è pronto per l'esecuzione di questo calcio di punizione. Bezpalco sulla sfera.
Mezzpalco. La Sciaponi commessa, accompagna il tiro, la respinta con i pugni da parte di Massucci. Era stato proprio lei di Mezzpalco a calciare. Mazzocco si incarica di rimettere in gioco la sfera, poi c'è un fallo in attacco commesso da un giocatore del Castello 2000. La punizione dunque di Mezzpalco, che ha chiamato alla risposta Mario Massucci. Adesso la bilancia sembra decisamente pendere dalle parti del Castello 2000, che però dovrà resistere altri 30 minuti qualora in questi 3 minuti non riuscisse a trovare il gol della vittoria. La rimessa in gioco è dello scontrone Villa. Si complica la vita intanto Massucci, costretto a indietreggiare dal pressing di Cincione. Quarantaduesimo e 40 secondi, 1-1 il punteggio di questa partita che si è accesa in quest'ultimo quarto d'ora. C'è adesso De Cesare in possesso di palla lungo l'out sinistro, avanza De Cesare, appoggia indietro per Di Marco, che però è in ritardo e può ripartire lo scontro in Villa con Grossi, che osserva il piazzamento del compagno e lo serve, e poi il passaggio in verticale per un compagno, per Patete, che non riesce ad agganciare la sfera. Cincione, sinistra per Calvitti. De Cesare si libera di un avversario, poi lascia partire un tiro che si spegne sul fondo. Se non cambia qualcosa entro qualche minuto si andrà ai tempi supplementari. Libera adesso Del Principe, c'è il lancio lungo per Patete che prova ad inseguire la sfera, esce Cesa che raccoglie la sfera con le mani. Fa ripartire suoi in possesso di palla con Della Ville. Il destro di Della Ville è un passaggio per la punta che però non riesce a raccogliere palla. Calvitti, Di Marco, supera un avversario di slancio, poi perde palla, la riconquista, favorisce ancora l'inserimento di Calvitti che crossa in mezzo per Mezzpalco. C'è poi Di Girolamo che tiene palla, il cross di Di Girolamo che però si spegne sul fondo. Ci apprestiamo ad entrare nella fase di recupero. 1-1 il punteggio, risultato che ci proietterebbe ai tempi supplementari. Attenzione alla fondo di Mazzocco per la Casero 2000. Mazzocco si libera di un avversario, poi pallone rimpalla fra le sue stesse gambe e può ripartire allo scontro in Villa. Cincione viene sbilanciato dall'avversario con una spallata. Davvero tanta corsa per Cincione in questa partita. Della Ville. Mazzocco, Di Girolamo, poi ancora Di Marco che recupera palla, la lascia a Vacca che prela un cross per Mezzpalco di testa. Mezzpalco per poco